E il mondo, davvero tutto il mondo, è stato prima travolto dalla musica di Bob Marley e poi se ne è innamorato. Noi siamo andati dove tutto è cominciato, nella sua Giamaica, fino alla sua casa d'infanzia. Capita che tra i villaggi soffocati da polvere e povertà nel cuore della Giamaica qualcuno non sappia chi sia il connazionale Usain Bolt, l'uomo più veloce della terra, ma tutti conoscono la storia dell'eroe da capelli rasta e la voce da usignolo. Un canto all'oppressione, l'invito alla pace e alla fratellanza, la speranza degli ultimi spenta 35 anni fa da un melanoma e diventata immortale. Nel 1945 queste strade non erano ovviamente in queste condizioni. Qui però nasceva la leggenda di Bob Marley. Il 6 febbraio il cantante giamaicano veniva alla luce nel villaggio di Nine Miles. Sopra questa collina scoppia l'amore tra un colono britannico e la tanto amata madre sedella che crescerà da sola il piccolo Robert. Fino all'età di 13 anni Bob Marley ha vissuto qui nel villaggio di Nine Miles. Questo ad esempio è il letto dove dormiva a volte con sua madre. Per arrivarci si sale lungo una strada che, ci spiegano, una volta era il letto di un fiume, il cui corso è stato deviato da un terremoto, ma con le grandi piogge torna a essere fiume. $10 US for the shot and the glass. Nel percorso ogni tappa è dedicata al culto di chi ha fatto scoprire al mondo la cultura rasta, quella degli schiavi africani, e un genere musicale universale. Nella tomba, che si sviluppa 2 metri verso l'alto, Bob volle le 5 cose più importanti: la sua chitarra, Gibson Les Paul, una Bibbia, un anello, un pallone da calcio e una piantina dall'odore forte, lo stesso che si respira nel villaggio intriso di misticismo. La marijuana, sebbene sia illegale in Giamaica, qui è perlomeno tollerata, per Marley era un mezzo per elevare la spiritualità. Viene offerta ad ogni angolo della strada e anche da uomini e donne in mare, giusto ai confini dei resort che col turismo fanno la ricchezza dell'isola. Il paese delle cascate e del mare azzurro dei Caraibi, del caffè e dello zucchero di canna, della pericolosa capitale Kingston, piena di chiese, di diverse confessioni e bar. Un paese dove fioriscono nuove costruzioni, spesso ancora in stile coloniale, che ha cresciuto la prima star del terzo mondo, l'uomo che ha dato origine ad uno stile di vita, la sua è stata breve, 36 anni, abbastanza per diventare leggenda. E tra poco...